Quello che vedete è lo schermo da 44 pollici con cui la Smart Vision EQ, questo nuovo prototipo che dovrebbe introdurre il concetto che Smart vorrebbe apportare per la flotta di vetture car to go, quindi per il car sharing, usa per comunicare con le persone. Vedete, si tratta di un prototipo di 2,70 m realizzato per questo salone da parte di Smart. È una forma di mobilità per il car sharing, come dicevo, per il futuro. Si tratta appunto di un'auto sprovvista di pedali e volante. Abbiamo solo la cabina con il grande divano con cui si possono sedere, io penso, anche più di due persone, ma sicuramente la macchina è calcolata per ospitare due passeggeri alla volta. Un'auto molto intelligente che sicuramente apporterà anche questa delle modifiche, delle novità in termini di mobilità autonoma. Si tratta chiaramente di un'auto che riesce, grazie a un sistema di localizzazione, a capire dove siete grazie alla vostra prenotazione tramite l'app, e vi consente appunto all'auto di raggiungervi, permettervi di montare a bordo e poi trasportarvi fino alla vostra destinazione, facendo sì che il viaggio sia soltanto un momento da dedicare ai vostri interessi. Per quanto riguarda, anche interessante è la funzionalità dei fari, che sono dei LED multifunzioni che servono anche per comunicare informazioni sul traffico, sullo stato di carica della batteria, con capacità di 30 kW che si ricarica senza interventi esterni. Infatti anche in questo caso l'auto fa tutto da sola dopo aver raggiunto la stazione di ricarica, per cui non dovrete nemmeno più fermarvi a perdere tempo a fare pieni di benzina nel caso, appunto, come a volte spesso oggi succede nelle grandi città, quando si noleggiano dei veicoli per il car sharing che arrivano, che troviamo a volte con il serbatoio più vuoto che mai.